Nel video di oggi vi vado a svelare le differenze tra una bambola Reborn in vinile e una bambola in silicone come Leo. La prima cosa che le distingue è il materiale, perché le bambole in vinile, come queste qui, sono in come se fosse una plastica un po' più duretta, ecco, perché appunto non è una plastica tipo le bambole che trovate in commercio, ma è molto più dura. Io ora non sono l'artista, quindi non vi so spiegare proprio tecnicamente, però capitemi. Ecco, qui infatti il ciuccio è magnetico perché le bambole non possono aprire la boccuccia, vedete? E quindi possono prendere il ciuccio con la calamita, quindi il ciuccio va magnetizzato. E possono avere delle calamite anche sulla testina per attaccare i fiocchetti, eccetera, eccetera. E ovviamente il corpo di queste bambole, come vedrete nelle clip successive, è di stoffa. E quindi le bambole hanno le braccine, le gambine e la testa in vinile, mentre il corpicino è di stoffa. Questo vuol dire che la bambola vestita ha un realismo pazzesco, e potete anche vedere appunto i capelli, quindi il routing, eccetera, mentre quando la bambola è nuda ovviamente perde di realismo perché si vede che è finta, ovviamente, mentre con le bambole in silicone questo non succede. Le bambole in silicone, come vedrete appunto dopo, hanno il corpo tutto intero, quindi anche da nude possono sembrare bambini veri. Allora, eccoli qua i due cuccioletti, lui la bambola in silicone e lei la bambola in vinile. Allora, come potete vedere, lì per lì non si notano grandi differenze, anche perché appunto le bambole in vinile anche sono iper realistiche. Però partiamo appunto con il capire cosa distingue una bambola in silicone da una in vinile. Allora, prima di tutto la boccuccia. Come vedete, le bambole in vinile hanno il succhietto con il magnete, appunto, quindi c'è un magnete all'interno della bocca e un magnete sul succhietto, lo prendono così, mentre le bambole in silicone hanno il succhietto completamente realistico, quindi un vero succhietto, che va inserito nella boccuccia aprendo la bocca al piccolino e inserendo piano piano la tettarella, va un po' spinta ed ecco qui il piccolino può prendere il suo succhietto. Per quanto riguarda il routing dei capelli, potete notare che invece non cambia assolutamente nulla, quindi sono super realistici entrambi. Ovviamente l'enorme differenza la fa il corpicino. Lui l'avete già visto nei precedenti video, appunto, è tutto in silicone. Invece la piccolina, come vi farò vedere adesso, ha il corpicino in stoffa. Ecco qui entrambe le bambole nude, diciamo. Allora, come potete vedere, la differenza si nota nell'immediato. Le bambole in vinile, come potete vedere, hanno soltanto gli arti dipinti, mentre il corpicino è totalmente in stoffa. Ecco qui. Quindi diciamo che la bambola nuda non è realistica al 100%, mentre la bambola in silicone non ha pezzi, è tutta un pezzo. Guardate quanto è carina. Ripeto, sono stupende entrambe, però dipende dal tipo di utilizzo che avete bisogno, appunto, perché per esempio queste bambole qua in silicone in genere vengono utilizzate anche come controfigure nei film, quindi per fare comparse, controfigure appunto, eccetera eccetera, dove bambini veri non possono essere ovviamente utilizzati, mentre queste qui sono principalmente da collezione. Quindi solitamente una persona la tiene vestita, la tiene in camera come appunto una piccola opera d'arte, come una statuetta. Guardate che meraviglia, sono bellissime entrambe, io le adoro. Ovviamente non ho una preferenza, quindi dato che molti me l'avete chiesto, Elis, ma quale preferisci tra vinile e silicone? No ragazzi, non riesco a darvi una risposta perché le adoro entrambe le tipologie. Poi queste qua in vinile pesano molto meno, quindi per esempio anche per giocarci nel caso di una bambina sono molto più facili da tenere in braccio. Questa qui ad esempio pesa quasi 4 kg, è una bambola che pesa tantissimo, e queste invece possono arrivare a pesare 3 kg, ma solitamente 2,5 kg, ecco, è quello il peso. Quindi sì, perché ovviamente il silicone è un materiale molto pesante. Ci sono alcune bambine che ci giocano, perché no?
anche se io dico sempre che questi non sono giocattoli ma sono opere d'arte, ci sono comunque un sacco di bambine che al giorno d'oggi ci giocano tranquillamente. Le bambole in silicone anche possono essere utilizzate per giocare, tra mille virgolette, anche se io personalmente non regalerei mai ad una bimba piccola una bambola di silicone, né tantomeno in vinile, ma perché sono estremamente delicate e soprattutto hanno un costo molto elevato. Però ognuno può farci quello che vuole. Ma principalmente le bambole in silicone nascono sia per il collezionismo, ma soprattutto per fare le controfigure di bambini veri nei film, quindi nel cinema, nella televisione, per fare alcune scene dove magari un bambino vero non potrebbe essere usato, vengono prese queste bambole in silicone. Per esempio, io sono la partita di Grey's Anatomy, voi lo sapete, e nelle scene dove per esempio fanno il taglio cesareo ed esce il bambino prematuro e viene toccato in un certo modo, gli viene fatta la respirazione, insomma varie tecniche di rianimazione, non possono usare un bambino vero, perché un bambino vero toccato in quel modo si farebbe molto male, e quindi ci sono le bambole in silicone che sembrano appunto bambini veri e vengono utilizzate nei film. Potrebbe essere utilizzata nei film a meno che non è vestita, infatti alcune vengono utilizzate nei film vestite, però quelle in silicone danno un realismo proprio 100%. Vengono utilizzate anche da tanti fotografi o da brand di abbigliamento per fare i servizi fotografici senza sfruttare un bambino vero, quindi l'immagine di un bambino vero che comporterebbe un sacco di leggi, di privacy, di immagine, eccetera. Invece con un bambolotto ci puoi fare quello che vuoi, in poche parole. Niente, quindi gli utilizzi sono immensi, dato che sotto agli ultimi video un sacco di gente mi ha chiesto: ma tu sei pazza, ma a cosa servono questi bambini finti? Ma fai un figlio vero? A parte che ne abbiamo già super parlato diversi discorsi, quindi non sto qui a ripetere il motivo per cui io ce li abbia, però mi sembra evidente che non sia una pazza squilibrata che compra bambini finti così. Io le bambole ce le ho perché le faccio vedere qui sul canale, quindi creo video di intrattenimento e soprattutto semplicemente mi piacciono e non ci trovo nulla di male. Certamente la mia vita è molto piena e non ho tempo per dedicarmi alle bambole tutto il giorno, quindi no, non sto ad allattare le bambole o a cambiare pannolini alle bambole, a meno che io non faccia dei video. Non vi nego che alcune volte durante la giornata, quando ho tempo, quindi una volta ogni non so quanti giorni, magari la prendo in braccio, lei, o quando c'è stato Leo, io Leo l'ho tenuto una settimana, e non vi nego che in quella settimana, anche se non stavo registrando dei video, ogni tanto tipo lo prendevo in braccio, lo coccolavo, nel senso che comunque lo tenevo in braccio, lo toccavo, lo guardavo, perché è bellissimo, quindi comunque di base io penso che siano bellissime e mi piace appunto guardarle. E per quanto riguarda il fare un figlio, io non vedo l'ora, semplicemente sto aspettando di prima di tutto avere un lavoro stabile, di finire di studiare e trovare un fidanzato, quindi diciamo che ancora devo aspettare un po', però non vedo l'ora chiaramente. E niente, quindi io vi lascio qualche clip, scusate se non si vede benissimo, ma quel video praticamente l'ho fatto il giorno che Leo è partito, nel senso che ho dovuto richiuderlo per mandarlo a Jennifer, perché purtroppo il tempo era scaduto e quindi dovevo darlo via, e ho fatto quella ripresa al volissimo, spero che si capisca qualcosa.
Un'ultima cosa, se vedete che Leo ha il collo che sembra quasi staccato dal corpo, come ha detto una di voi, sembra quasi una maschera. E allora, considerate che Leo è la seconda creazione di Jennifer in silicone, quindi capite che l'ha creato lei, è normale che magari qualche piccolo difetto ci sia, perché è la seconda. Vi ricordate che la prima reborn di Jennifer è stata Samuel, che rispetto a Stella è un abisso, cioè è proprio un abisso, chi mi segue dall'inizio lo sa. Quindi diciamo che questa bambola in silicone, Jennifer deve sicuramente andare a migliorare questo stacco che c'è tra il collo e il corpo, però è una cosa normale, cioè tutte le bambole in silicone hanno la testa non incollata al corpo, perché la testa deve poter girare, quindi se fosse saldata come era la testa di Emily, la bambola è tipo immobile e non si può muovere in modo naturale per appunto ricreare scene eccetera eccetera. Invece Leo questa cosa la poteva fare perché appunto aveva questa tecnica del collo che non è attaccato, ma è attaccato in un certo modo, non vi so spiegare, oddio, però comunque tranquilli che dà assolutamente realismo 100%. Semplicemente, se vedrete questa scena dove appunto si vede questo stacco, è normale, ma Jennifer sta lavorando per cercare di minimizzare questo dettaglio in modo che si veda sempre meno. Altra differenza: le bambole in vinile sono kit che Jennifer compra bianchi e lei li dipinge, mette capelli eccetera, ma quindi non le crea lei, cioè nel senso lei le dipinge, ma il kit di base, quindi la forma del visino ad esempio, delle manine, è già esistente in commercio, mentre queste qua in silicone le crea interamente lei, quindi crea proprio il bambino, se così vogliamo dire, e pensa a tutto, ai dettagli del nasino, degli occhietti, della boccuccia, delle manine, quindi crea anche la scultura e poi fa la colata di silicone e viene fuori appunto questo patatino qua. Questo ovviamente le rende ancora più preziose e soprattutto uniche. Cioè, bambole così non le trovate da nessuna parte, perché appunto le crea soltanto Jennifer. Vi ricordo sempre la pagina Reborn Baby by Alice e Jenny, non finirò mai di dirlo perché in ogni video mi chiedete: ma dove le compri? Da dove le prendi? Allora ragazzi, la pagina è questa. Vi prego, leggete l'info box che lo faccio per voi. Vestite non hanno quasi differenze viste così in video, anche se questo in video sembra ancora più realistico a livello di colore, perché il silicone è proprio un materiale diverso, quindi dà proprio un'altra prospettiva. Ovviamente una cosa fondamentale da dire è che tra le grandi differenze c'è anche il costo. Ovviamente una bambola in silicone costa tanto, 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 tanto rispetto ad una in vinile, che già hanno un costo bello importante, ecco. Quindi, che dire, spero che questo breve video vi sia piaciuto, questo breve video di confronto tra le due bamboline. Fatemi sapere voi qual è la vostra preferita, insomma, se vi piace di più appunto in silicone o in vinile. Quindi io vi aspetto, mi raccomando, su tutti i miei social, Instagram, Facebook e TikTok. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commentino e un mi piace per altri video. E niente, noi ci vediamo appunto al prossimo video. Vi voglio molto di bene, grazie per aver guardato fin qui e per avermi sostenuta in questo progetto. A me e a Jennifer, e grazie a voi che siamo arrivati a questo punto. E quindi non finiremo mai, mai, mai di ringraziarvi. Vi voglio molto di bene. Ciao!